Professoressa Palermo, da Italia Unico, un progetto di recupero per la dismessa caserma Pepicelli. Sì, un progetto di recupero che tende a favorire una riappropriazione di questa caserma Pepicelli in termini di costruirvi un centro di aggregazione sociale, culturale, ricreativo, sportivo per favorire una ripresa economica, perché la nostra città è ormai da troppo tempo assopita, svilita, avvilita e sempre più ripiegata su se stessa. Per cui partendo proprio dai bisogni dei cittadini abbiamo elaborato questo progetto, che è molto complesso e articolato, proprio per favorire la creazione di un luogo, di un incubatore di conoscenze, di saperi, di idee che possa essere funzionale per la ripresa economica. Abbiamo quindi immaginato una caserma Pepicelli divisa in tante aree, perché poi l'immobile è ampio, divisa in tante aree, una da destinare per esempio a enti che possono svolgere una funzione sociosanitaria e un'altra a imprese, privati, associazioni che possano svolgere determinate attività. Noi abbiamo individuato delle macro aree, una destinata per esempio all'istruzione e alla formazione, nell'ambito della quale abbiamo immaginato una scuola di teatro, una scuola di musica, corsi autogestiti, un'altra sezione immaginavamo tutto ciò che può attenere allo svolgimento di attività culturali, quindi mostre permanenti, ma anche la possibilità di creare per esempio degli spazi per favorire il co-working. Ci sono abbiamo individuato talmente tante macro aree che sinceramente sintetizzarle diventa estremamente complicato. Tante idee, cosa si aspetta dall'amministrazione comunale? Io mi aspetto che non ci siano soltanto pure critiche, pure osservazioni sterili, ma che almeno per una volta si cominci a ragionare su progetti, su iniziative. Ben vengano le osservazioni, ben vengano le critiche, però che siano propositive e quindi costruttive, perché il progetto penso che possa effettivamente rappresentare un punto da cui ripartire per farci sentire nuovamente orgogliosi di essere beneventani.